Non solo sport. Ogni lunedì, martedì e mercoledì dalle 11:15 alle 13 su PRL con Marco Pantusa. In redazione Francesco Oliverio. È arrivata la caciara, posso aprirla così lunedì perché è bellissimo quello che sta succedendo in questi studi. Era una promessa dall'inizio del campionato. Ci si scherzava su con gli esponenti della città di Fiore che in questi mesi sono venuti e credo che stamattina sia ancora più goliardico e più bello esserci dopo i risultati di sabato, che vado velocemente a raccontarvi perché non ne ho parlato prima, annunciandovi quelli che erano nostri graditi ospiti. Parliamo dei risultati della 23esima giornata di questo campionato. La bussola Fuscaldo capita calcio a 5-7-0, Città di Fiore, Costa del Lione 10-2, Futsal Pietravitta, Popoli 2005 4-6, Sant'Elia, Xerox Chianello 4-6, LS Travoro, Medicenter Crotone 3-1, Cantinella e Sporting Club Corigliano 3-1, Re Artù, KR, Real Rogit 4-2. Questa è la nuova classifica: Città di Fiore 48, Futsal Pietrafitta 47, Sporting Club Corigliano e Popoli 2005 39, Sporting Club Corigliano. Chiedo scusa, c'è un errore sulla classifica. Re Artù 37, Costa del Lione e Medicenter Crotone 30 e via via tutte le altre. Risultati che, come avete sentito, cambiano di nuovo la classifica, con un di più. Sabato si recupera il famoso turno che è saltato qualche settimana fa, si recupera con la Medicenter Crotone, ricordando che la Futsal Pietrafitta nelle ultime due giornate ha perso, tra le quali una proprio due sabati fa con Crotone. Ma la promessa all'inizio del campionato tra me e Bernardo Mazza, che compare e credo che faccia salire l'audience anche di questa trasmissione, perché lo danno tra i più belli della città di Fiore in giro, e questa è una cosa molto bella anche per noi portarla in studio. Bernardo, dopo una vicenda, evitiamo poi di scherzare di più, un po' brutta per quello che riguardava il calcio a 5, Bernardo ha subito una squalifica di 6 mesi. Hanno fatto ricorso la società della città di Fiore, il ricorso è stato accettato, Bernardo è tornato in campo dopo alcune giornate di squalifica. Bernardo sabato ha siglato un gol, era il gol del 10-2, ma dopo un secondo tempo che è entrato, dove è entrato negli schemi di un allenatore che vuole molto movimento in campo, tra i quali Bernardo ha dato il massimo, ha fatto il gol, è stato un gol che ha fatto esplodere le molte persone che erano lì. Una promessa che aveva con voi, quindi di Non Solo Sport, avendolo con me, ho qui Bernardo. Bernardo, l'emozione del gol sabato scorso. Allora, prima di tutto, buongiorno a tutti gli ascoltatori di questo programma. Prima di parlare volevo fare i complimenti a Marco e a Francesco per questo programma, perché danno visibilità delle società tipo la nostra, che hanno bisogno anche di questo. Poi la domanda qual era, Francesco? La domanda era qual era l'emozione. Ho detto che diventava un po' una caciara, è bello così, l'avevo annunciato. L'emozione del gol sabato, perché erano in tanti che ti avevano, tra i quali io, che qualcuno mi dice: ma ogni tanto alla partita della città di Fiore fai il capultra. Capita di urlare, e vengo da quella frangia, non è che posso nasconderlo, quindi mi capita di urlare. Tra i miei urli di sabato scorso c'era un urlo che mi hanno insegnato, poi mi spieghi anche questo, di urlare leone, leone, leone. Allora il leone sei tu, perché se questa era la frase che mi dicevano di urlare molti amici. L'emozione del gol di sabato, Bernardo? Emozione fortissima, perché era un gol voluto, poi c'era tanta gente, come dici tu, che voleva anche questo gol, è venuto, è stata un'emozione fortissima, bellissima. Poi la squadra ha vinto, quindi oltre la cosa personale c'è stato l'obiettivo di squadra raggiunto, quindi è stato un sabato bellissimo. Abbiamo in studio anche Mirko Oliverio, il capitano, e domenica assist man e sabato assist man. Con un po' di sfortuna, Mirko o trova i pali, o trova le traverse, o trova dei grandi interventi dei portieri avversari. Sabato, nonostante il freddo, perché faceva freddo e molto lì nelle strutture di Oliverio, come loro definiscono, da loro definiti Petrella Stadium. Il Petrella Stadium sicuramente è una pecca di un campionato che la città di Fiore, e lo voglio dire ancora una volta da questi microfoni, non può disputare in quel freddo, perché diventa un handicap non solo per noi, credo anche per le squadre avversarie, perché arrivano molte squadre dal mare e quando arrivano qua forse può essere un beneficio per noi che giochiamo queste gare invernali. Ma sabato sono arrivati dei risultati importanti, Mirko. Sabato è arrivata la seconda sconfitta consecutiva della Futsal Pietravitta contro la Popoli 2005, una Popoli 2005 che si candida ad entrare nei playoff. Noi in questo momento siamo fuori, facciamo i dovuti scongiuri. Sabato c'è la
gara da recuperare con la Medicenter Crotone, poi la sosta e poi gli ultimi i turni di campionato fino, se non sbaglio, al 20 aprile sarebbe la data finale di questo campionato. Giornata importante, soprattutto sabato, visto che tu sul gruppo di Facebook della SD Città di Fiore hai caricato ancora una volta non molliamo, non molliamo, questo lo hai fatto anche, e lo voglio ricordare, nelle giornate in cui si era persa la testa della classifica. Allora, buongiorno a tutti, ringrazio di nuovo la trasmissione per questo invito. Allora sì, Francesco, sabato è stata la giornata perfetta a livello sportivo. Noi abbiamo vinto, Pietrafitta in concomitanza ha perso e ci ha concesso questo primo posto provvisorio, che se siamo bravi, e lo dobbiamo essere, sabato dobbiamo incrementare questo vantaggio, perché poi ci restano tre partite, di cui due fuori casa con la seconda e la terza, quindi diventa un po' complicata la situazione. Arrivare lì con 4 punti di vantaggio anche mentalmente potrebbe essere un aspetto positivo. Poi, per quanto riguarda il freddo, sì, per noi è una cosa positiva, nel senso che penalizza molto le squadre, soprattutto queste che vengono dal mare. Trovare una temperatura 0, meno 2, meno 3 vi blocca un po'. Poi sì, giocare al chiuso è lo sport per eccellenza, il calcetto. Ma al momento noi siamo lì da Salvatore, che ringraziamo per la sua gentilezza e la sua ospitalità, e aspettiamo a tutti sabato lì al campo, perché abbiamo bisogno anche di voi e soprattutto di voi. Un capitano che continua a ricordare quello che è un campionato duro, e ha fatto bene lui a ricordarlo quando parla dei 3 gare dopo questo recupero, 3 gare di cui 2 in trasferta contro la Xelox Chianello subito dopo le festività pasquali. E ancora, come avete sentito dalle classifiche, ancora è lì che si gioca tutto quello che può essere una griglia di playoff, o ancora addirittura qualcosa in più nella migliore posizione dei playoff, perché ancora lì è tutto in gioco, restando 3 partite e 9 punti di campionato. La chiusura di questa visita gradita della città di Fiore, che ci auguriamo di avere anche nelle prossime settimane, per parlare, speriamo sabato di portare a casa questa vittoria, 4 punti in più in classifica, come diceva Mirko, trovarsi poi a 3 giornate dal termine dopo la sosta con una consapevolezza, secondo me, anche per me, maggiore di quello che può essere il risultato delle restanti 3 gare, e portare a quella che era il sogno iniziale, anche oltre ad essere il sogno, l'obiettivo. Nessuno dimentica la conferenza stampa iniziale di questa società. L'ultima parte di questa intervista io la voglio dedicare a Bernardo, perché credo che Bernardo sia poi un collante di questo gruppo. Io non riesco ad andare a seguire gli allenamenti, mi manca soltanto di seguire gli allenamenti anche delle squadre che noi seguiamo come Non Solo Sport, Marco, e sarebbe la fine anche della mia giornata lavorativa, che parte presto la mattina e si chiude nel tardo pomeriggio, per seguire quello che poi io vi racconto e quello che noi scriviamo poi sul nostro portale. Bernardo è stato un collante in questi mesi, Bernardo ha fatto parte di questo gruppo. Bernardo sabato ha dimostrato che con i piedi ci sa fare, non è che l'ha dimostrato soltanto sabato, chi lo conosce Bernardo sa che con i piedi ci sa fare. Bernardo comunque è, credo, il vero collante di questa società, di questa squadra, che dà una mano a stare a fare quel gruppo. Me lo dicevano intanto i tuoi compagni, Bernardo, io non sto qui a lavarti il viso, credo che stamattina il viso te lo sei lavato e ben benino. L'ultima parte la voglio che la utilizzi tu per caricare questa squadra, che ha bisogno di tutti per questo rush finale di questo campionato, che ci auguriamo di poterne discutere qui in studio e con uno speciale particolare poi anche sul nostro portale nelle settimane a venire. Ti ringrazio di queste belle parole, Francia, ma siamo una squadra, ecco, non c'è un collante, noi siamo un gruppo tutto unito, un gruppo diverso dagli altri, dalle altre squadre. Siamo un gruppo, siamo una sola cosa, non c'è Bernardo, non c'è Mirko, non c'è Cordua, non c'è nessuno. C'è solo un gruppo di ragazzi che si divertono, stanno bene insieme e cercano di raggiungere degli obiettivi. Per quanto riguarda il proseguo di questo campionato, ancora, come diceva Mirko, non abbiamo fatto nulla. Siamo primi, ma ancora mancano 4 partite. Ecco, ne volevo approfittare, Mirko un po' l'ha fatto, per fare un appello alle persone di venire allo stadio, se 2 partite che sono rimaste qua a San Giovanni, di darci una mano, perché abbiamo bisogno della mano di tutti. Ecco, magari venire, chi non c'è mai stato, di venire dove giochiamo noi il sabato, il Petrella Stadium, come lo chiama Mirko, lo chiamiamo noi, e darci una mano, perché ne abbiamo bisogno. E ne approfitto di questo spazio che mi hai dato, ecco, per salutare
e ringraziare tutte le persone che fino ad ora sono venute a vederci e ad incitarci. Ecco, questo Francio volevo dire. Ti ringrazio di nuovo a te per l'ospitalità che ci dai ogni volta, e a me in particolare da oggi. Grazie Francesco e grazie Marco anche. Io ringrazio Bernardo e Mirko, ringrazio Pasqualino Tedi che ha accompagnato l'addetto stampa di questa società, ma anche l'allenatore del settore giovanile di questa società. Oltre è partito uno stacchetto, ma questo non fa nulla. Ringrazio tutti loro. Come vi ho detto prima, sabato c'è questa grande partita, c'è questo grande recupero legato alla gara non disputata con la Medisente del Crotone. È una gara importante, serve a portarsi a più 4 in classifica sulla Futsal Pietravitta, serve a poter ridare quella Serie C1 che qualche mese fa è svanita e che credo sia il giusto campionato di una società come la Città di Fiore, almeno che almeno ha dimostrato in tutti questi anni nei campionati scorsi con grandi prestazioni. Soltanto la consapevolezza, io lo voglio ricordare di nuovo, io quando sono andato alla presentazione di questa società, io ricordo le parole: avevamo la possibilità del ripescaggio, noi non vogliamo ripescaggio, noi vogliamo conquistarcela sul campo, che sia il campo del Petrella Stadium, come lo chiamano loro, che siano i campi di tutta la Calabria. Speriamo che questo 20 aprile, non credo di sbagliare la data, possa portare a festeggiare qualcosa di importante. Con queste ultime parole dedicate al calcio a 5, non mi resta che dare la linea alla regia.